Al giorno d'oggi sviluppiamo tecnologie all'avanguardia che possono fare quasi tutto da sole. Robot, smartphone e auto a guida autonoma sono solo una piccola parte dei grandi progressi compiuti negli ultimi anni. Crediamo di essere molto più avanti delle culture precedenti a causa delle innovazioni sempre più complesse e sorprendenti. Rispetto al popolo dell'antico Egitto crediamo di essere molto più evoluti, ma le prove oggi dimostrano che anche gli antichi egizi avevano una tecnologia che si è persa nel tempo e non è arrivata ai nostri tempi moderni. Puoi scoprire cos'è nel video di oggi. E iscriviti al nostro canale per ulteriori informazioni e notizie. Se ti piacerà il video lascia un like e scrivi un commento qui sotto. Inoltre rimani con noi fino alla fine per la prova innegabile che gli egizi hanno avuto accesso a una tecnologia che si è persa o proibita che da allora è stata dimenticata. Prove scolpite nella pietra. Come hanno potuto gli antichi egizi creare opere così grandi e monumentali nella loro cultura? Le piramidi di Gizeh, la Sfinge e gli enormi templi sono solo alcuni esempi di alta cultura egiziana. Questi edifici sono una testimonianza del fatto che in quel momento dovevano essere in atto metodi e strumenti di costruzione straordinari, altrimenti molti lavori non sarebbero stati possibili. Ora sei curioso e vuoi saperne di più? Ecco la prova che c'erano altri popoli prima della nostra cultura che potevano fare molto di più e impiegavano tecnologie molto più avanzate di quanto avessimo mai immaginato. L'obelisco di Aswan. L'obelisco di Aswan è una di queste prove che gli antichi egizi devono essere stati in possesso di una tecnologia molto più avanzata di quanto sia noto. Situato al confine con il Sudan, questo obelisco è incompiuto. Inoltre, c'è un altro obelisco più piccolo nelle vicinanze che non è ancora stato staccato dalla pietra di granito intagliata. Secondo gli archeologi, il più grande dei due obelischi fu commissionato dal sovrano Hatshepsut, che morì nel 1478 a.C. Incredibilmente, l'obelisco di Aswan è quasi un terzo più grande di qualsiasi altro obelisco egiziano, quindi è il più grande mai eretto nella cultura. Con un'altezza di circa 42 metri e un peso di 1200 tonnellate, questo obelisco è monumentale. Qui sorge la domanda per i ricercatori: come è stata creata questa struttura e come sarebbe stato eretto l'obelisco? Quali strumenti sarebbero stati in grado di lavorare la pietra dura in questo modo e come sarebbe stato allestito l'obelisco? Perché gli archeologi l'hanno trovato deposto? Gli egittologi ritengono che lo strumento più importante in Egitto all'epoca fosse una pietra di dolerite rotonda e tenuta a mano. Ma lo strumento che può modellare o tagliare un altro materiale dovrebbe essere più duro del materiale stesso. L'obelisco è fatto di granito rosa che ha una durezza da 6 a 7. Una pietra di dolerite ha all'incirca la stessa durezza del granito. Pertanto è molto difficile per la pietra di granito essere lavorata con questo strumento. Un'altra possibilità sarebbero gli strumenti in bronzo che erano già noti in Egitto, ma il bronzo è molto più morbido del granito, un semplice 3,5 sulla scala di Mohs. Quindi gli egiziani avevano uno strumento segreto che non è ancora stato trovato ed è stato perso nel corso degli anni. Inoltre, gli egittologi si chiedono come l'obelisco incompiuto possa essere stato eliminato dalla pietra. Il fosso che lo circonda è troppo piccolo per permettere ai lavoratori di lavorarci così duramente. Gli strumenti di dolerite potrebbero essersi facilmente rotti in quelle condizioni. L'ingegnere e macchinista Christopher Dunn ritiene che questo obelisco rappresenti una prova indiscutibile della tecnologia sofisticata che sembra essere stata utilizzata, anche se tutte le tracce di essa sono ora scomparse. Quali strumenti sono stati utilizzati? Ora sorge la questione riguardo quali strumenti potrebbero effettivamente essere stati utilizzati per la costruzione di questi obelischi. C'era uno strumento segreto che ha fatto queste strutture? O gli archeologi si sbagliano nelle loro ipotesi? È sorprendente che il modello nel fosso e sull'obelisco siano uniformi. Questa uniformità è insolita in quanto non permetterebbe alcun lavoro manuale di estrazione. Sono state scoperte strisce orizzontali sulla pietra che indicavano chiaramente che il materiale era stato lavorato tagliandolo. Tuttavia gli egiziani non avevano un tale strumento.
riferimento, quindi i ricercatori si chiedono quale cultura avrebbe potuto essere se non gli egiziani. Anche i greci e i romani non avrebbero potuto compiere questa tipologia di lavoro. Ora si ritiene che un'altra civiltà esistesse prima della dinastia egiziana. Questa cultura era apparentemente in possesso di strumenti che avevano una tecnologia all'avanguardia. I ricercatori presumono che prima del 3100 a.C. persone diverse vivessero nell'area in cui sono stati trovati i due obelischi. Ma dove sono andati a finire i misteriosi strumenti che sono stati usati per costruire queste strutture? La soluzione è che erano nascosti. Durante gli scavi nei siti archeologici di tutto il mondo sono stati trovati strumenti e materiali insoliti che non corrispondono alle ipotesi storiche fatte dai ricercatori. Ecco perché, incredibilmente, sono stati etichettati, avvolti e poi semplicemente nascosti. Sir William Flinders Petrie ha trovato diversi fori centrali tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, la maggior parte dei quali sono stati ospitati all'University College di Londra. La cosa misteriosa è che sono stati trovati solo i nuclei di perforazione, fatti di calcare, granito, alabastro e altre pietre, ma non i trapani cavi con cui sono stati realizzati. Questi nuclei di trapano non possono essere stati creati lavorando con un arco e un tubo di rame come strumento di rettifica. Infatti, con una moderna replica di questi nuclei, nessun livello corrispondente di efficienza potrebbe essere determinato a questo strumento. Sono note anche ulteriori prove di trivellazioni del granito di questo periodo. Hanno un diametro più grande di una mano umana e allo stesso tempo il muro del trapano era più sottile di quello dei trapani del XXI secolo. Non è chiaro di quale materiale siano stati fatti questi strumenti, a cui la forma e la stabilità dei fori possano corrispondere. Per i ricercatori, queste forme pongono ancora un gran mistero. Sarcofagi di granito per Apis il Sacro Toro. A Saqqara c'è il Sarapeo, in cui si trovano massicce casse di granito. Gli scienziati ritengono che la sua origine possa essere datata ai tempi dinastici. Gli egittologi sono dell'opinione che al principe egiziano Kamwaset, nel XIII secolo a.C., fu ordinato di scavare un tunnel per questi sarcofagi di granito. All'interno delle camere ci sono casse di granito nel calcare, che pesano almeno 70 tonnellate. Kamwaset voleva i resti mummificati dei tori Apis pluripremiati nelle casse. L'enigma ma non sono le casse di granito contenenti i resti dei tori stessi, ma la costruzione e l'aspetto di questi reperti. Le casse nelle camere sono state ampiamente esaminate e la planarità sulle superfici di granito e calcare è stata misurata con calibri accurati. I ricercatori hanno trovato interessanti somiglianze con altri edifici egiziani. La piramide di Cafre ha le stesse proprietà dei sarcofagi di granito, tuttavia la piramide e le casse hanno una data di origine differente. Le casse di granito sono state attribuite al 18ª dinastia, che è uno sbalorditivo 1100 anni dopo. Presumibilmente la lavorazione della pietra era in declino nella 18ª dinastia, ma questo non corrisponde con questo edificio. Tuttavia questa datazione è stata fatta sulla base degli oggetti ceramici nei sarcofagi, quindi le casse potrebbero non essere state datate con precisione e la loro origine potrebbe essere ancora più lontana nel passato. Questo spiega perché le casse di granito hanno le stesse proprietà dei buchi di pietra della piramide di Cafre. I loro costruttori devono aver usato gli stessi strumenti, abilità e conoscenze per costruirli. Questo è l'unico modo per spiegare l'esatta precisione della superficie esterna di entrambi gli edifici. Gli angoli delle casse sono sorprendentemente quadrati e all'interno degli angoli sono anche più nitidi di altri artefatti di questo periodo. Le casse hanno superfici interne piatte, sia verticalmente che orizzontalmente, e le superfici sono perfettamente quadrate e parallele tra loro. Questo aspetto può essere raggiunto solo con grande difficoltà e quindi si pone la questione del perché una tecnica così difficile avrebbe dovuto essere utilizzata per semplici casse tombali. È anche sconcertante il fatto che la roccia di granito da cui sono fatte le casse molto probabilmente proveniva dalla cava di Aswan, ma Saqqara è a circa 500 miglia da questa cava. Anche i coperchi delle casse sono stati scolpiti nella stessa pietra delle casse del sarcofago. Ne è valsa davvero la pena per i tori mummificati degli egiziani? Quindi queste casse sono più di semplici luoghi di sepoltura per i tori Apis, o c'è un oscuro segreto dietro questi sarcofagi? La mummificazione egiziana è forse solo una tecnica di conservazione ancora più antica? O forse è una tecnica reversibile? Il ricercatore Dan suggerisce che le casse del sarcofago non potevano risalire alla 18ª dinastia e sono state create da un'altra cultura. Forse i costruttori appartengono alla cultura dei Chemite, che vivevano prima di questo periodo e mostravano una cultura tecnologica più sviluppata. Tecniche di taglio incredibili che sollevano misteri.
La ricerca ha anche trovato casse di granito che mostrano segni di taglio insoliti. Un taglio lungo e inclinato è stato trovato su una scatola che non è stata tagliata fino al bordo della pietra di granito. Quindi questa scatola di granito è incompiuta ed è stata lasciata così com'è. Con gli strumenti noti degli egiziani è impossibile fare un taglio del genere. Soprattutto gli scienziati credono che il taglio non sia stato intenzionale. Usando strumenti egiziani, un taglio così lungo richiederebbe un tempo incredibilmente vasto. I ricercatori hanno ricostruito questo lavoro e dopo ore sono stati in grado di tagliare solo pochi centimetri di questa pietra. I lavoratori egiziani avrebbero notato una posizione inclinata durante il taglio e avrebbero potuto agire contro di essa. La tecnica del taglio utilizzata deve essere stata molto più veloce perché accadesse un tale errore. Tuttavia, rimane un mistero su quale tecnologia fosse stata utilizzata. Tracce misteriose del passato. Tutti questi manufatti storici dimostrano che ci devono essere state culture in passato che oggi sottovalutiamo nella loro conoscenza tecnologica. La precisione di alcuni strumenti e la forma e la stabilità dei dispositivi è semplicemente incredibile, anche rispetto ai nostri strumenti di alta tecnologia. Queste tecniche perse sollevano domande per gli scienziati che devono ancora essere risolte. Quindi c'era una civiltà superiore in Egitto, più sviluppata tecnologicamente di quanto avremmo mai pensato? L'unica domanda. E se tutti questi misteri verranno mai risolti? Sistema idrico di 5.000 anni fa in Iran. Ci sono diverse altre civiltà da tutto il mondo che sembrano aver usato una tecnologia ormai perduta. Diversi anni fa un team di ricercatori stava scavando un vecchio villaggio in Iran quando si sono imbattuti in qualcosa in cui non potevano credere. Mentre portavano alla luce varie reliquie storiche, hanno trovato qualcosa che ha fatto cadere le loro mascelle. Un antico sistema idraulico. Non sappiamo molto di questo sistema, tuttavia si sono resi conto che l'area avrebbe dovuto essere di circa 5.000 anni. Ciò significa che l'impianto idraulico moderno sarebbe stato in circolazione nel lontano passato, migliaia di anni prima di quello che pensavamo. Gli archeologi hanno annunciato che i tubi che attraversavano questo sistema erano scolpiti nella pietra, suggerendo che sarebbero stati necessari strumenti complicati per creare dei tubi in questo modo. Ciascuno dei tubi misurava circa un metro, con i tubi che si collegavano tra loro per formare pozzi più lunghi che sarebbero stati usati per inviare acqua da un luogo a un altro. Per quanto gli storici possano dire, questi tubi sarebbero stati creati in Persia circa 5.000 anni fa, il che significa che le persone che vivevano qui erano molto più avanzate di quanto siamo stati portati a credere. Sappiamo che i persiani sono noti per essere una delle prime culture a creare sistemi avanzati che sarebbero stati usati per distribuire l'acqua. La gente del posto avrebbe creato una rete di pozzi che erano collegati da una serie di tunnel inclinati, proprio come funziona l'impianto idraulico moderno nelle nostre case. Quest'acqua sarebbe stata usata per irrigare i campi e anche per inviare acqua a varie dimore. Bocca della verità. Basta solo uno sguardo alla bocca della verità per mandarti un brivido lungo la schiena. Questa strana opera d'arte a forma di disco è incredibilmente inquietante e probabilmente rimarrà nei tuoi incubi per molti giorni a venire. Molte persone discutono ancora su ciò per cui questo strano pezzo di storia sarebbe stato effettivamente utilizzato. Per la maggior parte, la storia di quest'opera d'arte è un mistero complesso, ma gli storici hanno fatto del loro meglio per mettere insieme gli eventi che avrebbero portato alla creazione di un pezzo così bizzarro. Lo strano rilievo si trova attualmente nella chiesa di Santa Maria del Cosmedin a Roma. È stato menzionato per la prima volta per iscritto nel 1485, ma non sappiamo con certezza quanti anni abbia davvero. Conosciuto come il volto della verità, potrebbe una volta essere appartenuto ai greci e avrebbe potuto servire come altare. Alcune persone credono che avrebbe potuto essere creato in riferimento alla figura greca di Ercole, tuttavia non ci sono prove per questo ed è puramente un'ipotesi. Molti uomini d'affari romani di migliaia di anni fa erano noti per viaggiare a molte miglia di distanza per rendere omaggio a Zeus, quindi è possibile che questa scultura avesse potuto far parte di quel tipo di oggetti trasportati. Tuttavia si ipotizza anche che questo oggetto a forma di disco sarebbe potuto essere stato usato come semplice copertura dello scarico fognario. Considerando che ha aperture negli occhi, nel naso e nella bocca, questa è una possibilità. La verità è che non ne sappiamo molto, tuttavia i ricercatori stanno ancora facendo del loro meglio per mettere insieme la storia riguardo questa bizzarra reliquia. Lampada vecchia di 2000 anni.
sono state trovate le due lampade in bronzo che sono state create circa 2000 anni fa, prima di essere finalmente collocate nella tomba del nipote di un imperatore. Come si può vedere chiaramente, le lampade raffigurano oche che hanno girato la testa all'indietro. I grandi pesci che i due uccelli tengono nei loro becchi non sono solo usati per la decorazione estetica, ma funzionano anche come cappe di estrazione del fumo e protezione dal vento. Non appena il carburante viene acceso, il fumo si sposta nel corpo dell'oca, che molto probabilmente era pieno di liquido. Inoltre, la posizione del pesce poteva essere cambiata manualmente, il che a sua volta permetteva di regolare la luminosità della luce. Gli antichi oggetti ci dimostrano ancora una volta che le persone di quell'epoca avevano straordinarie capacità tecniche, maggiori di quelle che alcuni di noi possiedono migliaia di anni dopo. Cosa ne pensi di queste incredibili prove trovate in Egitto? Raccontaci i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Grazie per averci ascoltato e ci vediamo la prossima volta!